I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui sul sesto episodio della serie di sopravvivenza. E oggi, a parte come avete visto già da qui, andremo a fare il secondo piano della mia casa. Che se non avete visto, ho fatto comunque un sondaggio nel video, ha vinto il secondo piano della casa, quindi oggi andiamo a farlo. Allora, ho formato un altro pochino di legno perché l'avevo finito e ho già fatto il contorno della casa. Adesso l'unica cosa che ci manca da fare è comunque riempire il legno e mettere le decorazioni. Innanzitutto levo il letto perché lo andiamo a mettere di sopra. Qua ci facciamo poi anche delle decorazioni. Però prima di tutto dobbiamo, come si dice, chiudere tutto. Quindi adesso chiudiamo tutto pian piano. Non lascio anche il bordo in basso di legno non lavorato, perché semplicemente poi lo voglio lasciare rudimentale, perché così almeno si capisce che è un secondo piano. Adesso ho anche finito la legna, devo andare a prenderla nel magazzino. Adesso correggiamo subito questa cosa di pietra, che è veramente uno scempio. Ok. Saliamo al piano di sopra, adesso sta anche diventando notte se non vedo male. Dunque è meglio che ci diamo una mossa. Prendiamo il legno che ci avanza qui e copriamo tutto. Poi prendiamo anche i log, li lavoriamo un pochino, quindi abbiamo altri 10 pezzi. Facciamo così e direi di lasciare uno spazio di uno, va bene. Quindi facciamo così e dovrebbe, no, che è sbagliato, quindi viene fuori qua, verrebbe simmetrico, perfetto, come voglio io. Quindi andiamo a fare altri pezzi di legno e chiudiamo anche qui, quindi uno sì, uno no. No, sbagliato, lo mettiamo, adesso lo leviamo subito. Ok, mentre chiudo qua vi volevo dire che non mi aspettavo che il video della bacheca, cioè l'ultimo video che ho fatto di Minecraft, avesse avuto così tante richieste di essere salutati. Quindi ve lo dico subito, in questo video saluterò tutti quelli che me l'hanno chiesto. Come l'ho detto, poi me l'hanno, vabbè. E dalla prossima volta sceglierò uno, massimo due iscritti da salutare, perché sennò non c'è veramente più spazio, ve lo dico subito, perché sennò va a finire un macello, perché magari mi dimentico di salutare qualcuno. Quindi ne scelgo uno, massimo due, e lo saluteremo nel prossimo, cioè alla fine di ogni video. Dunque, abbiamo fatto qui queste finestre. Andiamo a prendere del vetro, che dovrei avercelo, se no usiamo le fence. No, eccolo qua. Ci prendiamo 6 pezzi che facciamo subito in pannelli. Eccoli qua. Ora saliamo e riempiamo subito tutto. Quindi eccoli qua. Che poi devo anche fare un episodio dove andiamo in caverna a cercare di diamanti, perché in questa serie non ne ho ancora trovati. La cosa è abbastanza brutta. Già, decisamente. Quindi allora facciamo così, così e così. Ok, abbiamo fatto anche le finestre. Ora dobbiamo chiudere semplicemente qua. Quindi chiudo subito e ci vediamo più tardi. Ecco fatto, mi sono anche bastati giusto i blocchi. Dobbiamo adesso andare a prenderci delle torce, che non ho nell'inventario, non so neanche io perché. Eccole qua, giusto 7. Quindi adesso saliamo e illuminiamo la zona. Quindi ne mettiamo un paio qua, giusto per fare delle illuminazioni. Le mettiamo al primo posto di ogni cosa per essere simmetrici. Quindi qua e qua. Ok. Ora dobbiamo prendere della cobblestone che ho nel magazzino e togliamo le cose per metterci, cioè togliamo gli slab per metterci altri blocchi, perché sennò non me li mette, per esempio il letto. Quindi prendiamo la cobblestone qua, ci prendiamo giusto 28 pezzi, che dovrebbero anche bastare, anzi avanzeranno anche, ve lo dico già. E dove mettiamo il letto? Lo mettiamo qua nell'angolo, giusto qua, così almeno viene anche bello, spero. Dovrebbe, no, non me lo fa mettere qui, cioè non lo voglio mettere io qui, quindi prendiamo i blocchi, mettiamo il letto, no, ok, basta, dovrebbe, il letto è qua, magari facciamo anche un giro di slab, giusto perché così viene anche bene, e ne approfitto per farmi una crafting table, eccola qui,
la fa mettere questa? Ok, questa me la fa mettere, quindi ci facciamo degli slab, 6 bastano. Chiudiamo il letto. La torcia la lasciamo lì, va bene, anzi ne mettiamo un'altra qui. Così, sa significare che qua c'è il letto. Qua ci possiamo fare, no, non questo coso. Dovrei avere degli scalini, comunque non c'ho voglia di scendere, me li crafto subito qua. Così ci possiamo fare benissimo un comodino, sì, mettiamo qua per fare una specie di scrivania. E poi, non so, ci mettiamo una sedia fatta sempre in cobblestone, sì, va bene, giusto per metterla qui per bellezza. Mettiamo così. Ok, così abbiamo anche un divano scomodo come l'età preistorica in sostanza. Ok, il tetto lo andiamo a fare nella prossima parte, che comunque sono abbastanza pigro, non gli ho messo un pezzo di vetro qua. Eccolo qua. Fantastico, no, questo qua è di troppo, quindi lo buttiamo via. Me lo butti, grazie. Ok. Dunque, qua abbiamo fatto il primo piano, l'abbiamo anche decorato, giusto che ci sono, ne approfitto per farmi una fornace, perché serve sempre. E dove la mettiamo di qua. Anche se poi non si vede la crafting table, comunque va bene. E niente, qua diciamo che abbiamo fatto tutto, il secondo piano è stato fatto, quindi scendiamo e vediamo come è venuto da fuori. Il tetto lo voglio fare tipo quelli vecchi, perché così magari ci facciamo anche un altro piano sopra e poi lo chiudiamo con un tetto ad arco molto alto. Quindi adesso vado a vedere gli iscritti che devo salutare, che metteremo qua nei cartelli, quindi ahimè dovrò buttare via altro legno. Vabbè, comunque lo si può fare e ci rivediamo tra poco. Qua, sono ritornato da YouTube, ho guardato i commenti da fare, quindi mi servono più cartelli di un bel po' anche, perché sono molti. Quindi, ok, abbiamo preso tutto il legno che serve, ci facciamo altri file di cartelli, perché quelli non bastano mai. E una volta essere arrivati qui, ok, andiamo qua fuori e salutiamo subito quelli che vogliono essere salutati. Cartelli in mano, anzi prendiamo pure quelli della cesta, che sono qui. Ok, sono anche tre, quindi mi dovrebbero bastare per oggi. E quelli da salutare oggi sono, in ordine di come li ho scritti, Tommaso Brufani, quindi ciao, visto che ne approfitto anche per salutarti, non so se sta il nome, sì, però non Brucani. Ecco fatto. Poi abbiamo Sox, quindi eccolo qua. Abbiamo Andrea Gattel. Comunque saluto tutti quelli che sto scrivendo, è giusto per dire. Abbiamo Lion Troll. Qua, aspettate che lo scrivo, che c'ha anche i trattini bassi. Troll 74. Abbiamo Gaia Dughera. Quindi scriviamo anche qua. E per finire abbiamo Julix 95, quindi vi saluto comunque tutti in questo episodio perché me l'ho dimenticato di dire. Comunque siete giunti alla bacheca. E per finire vi dico che se volete essere salutati anche voi, scrivetelo nei commenti. Finirete in questa mini bacheca, però come ho detto prima, saluto solo una volta perché sennò finite anche, come dire, finisce subito il posto in bacheca, quindi massimo uno o due. Poi vedremo i fortunati ad essere sorteggiati a fine del prossimo episodio. Saluto tutte le persone che sono qua dietro. Comunque penso che l'avete già sentito. E ci vediamo al prossimo episodio. Ve lo carico subito se raggiungiamo 10 mi piace. Quindi ci rivediamo al prossimo video. Da Sima è tutto, bella!